Beh, lo zafferano dell'Aquila è da sempre uno dei fiori all'occhiello nell'enogastronomia a livello mondiale. È una spezia pregiatissima, molto apprezzata, e quindi, essendo io di L'Aquila, non potevo fare a meno che rivolgermi a questa presenza così importante. L'oro della terra abbraccia la moda ecosostenibile. Con loro scarpe col prezioso zafferano d'Abruzzo, le mie realizzazioni sono un gioiello. Ah, quello che mi affascina dello zafferano è la versatilità e poi la preziosità, quel colore oro che regala sia ai piatti sia alle mie creazioni è un aspetto veramente prezioso, ecco, come un gioiello. La sua preziosità è insita nella lavorazione veramente certosina, maniacale, e la passione che lo accompagna, ecco, quindi diciamo i coltivatori dello zafferano sono mossi dalla passione, non tanto dal business, dal guadagno. Si raccolgono comunque a mano, fiore per fiore. Una volta raccolti i fiori si separa il pistillo dal fiore e si procede con l'essiccatura. Non è che ci sono tempistiche o altro, poi quello ti viene con l'esperienza. Io ho voluto accostare questa eccellenza enogastronomica della mia città, delle mie terre, alla moda, perché la moda è un settore molto importante nel nostro paese, e quindi mi sono detto perché non provarci, perché non provare a salire su questo lunghissimo treno. La prima produzione è stata delle borse in pelle con cetal vegetale, colorate sia con lo zafferano che con il vino montepulciano. Subito dopo quello mi sono lanciato nell'accessoristica, finché poi sono approdato poi con le calzature, con le scarpe, che è stato un enorme successo sia qua in Italia ma anche all'estero. La scarpa viene acquistata totalmente bianca. Una volta lavata la scarpa viene pretrattata affinché il colore possa penetrare al meglio nelle fibre. Una volta finita questa fase iniziale, la scarpa, c'è il matrimonio, la scarpa incontra lo zafferano. Successivamente la scarpa viene risciacquata dopo questo bagno di colore e il colore viene fissato sempre con prodotti che provengono dal vino, dagli scarti del vino, quindi sempre cose naturali e nessun additivo chimico. La scarpa viene lasciata asciugare. Una volta finito tutti questi passaggi, più o meno sono passati circa 2 settimane, la scarpa è pronta per essere spedita al cliente, ma il risultato ogni volta è speciale, perché non sai mai che sfumatura prende il tessuto, quindi ogni scarpa, pur non volendo, è un'edizione limitata. Chi compra la mia scarpa compra sicuramente l'Abruzzo e l'Aquila. Mi è piaciuto, insomma, dare un segnale forte che la mia città c'è ancora, che c'è gente che vuole fare e che i giovani, insomma, si danno da fare per la rinascita.